e che quindi vanno a costruire un'immagine del brand che non è più di esclusiva proprietà dell'azienda o nell'esclusivo controllo dell'azienda. Lato cliente, noi sappiamo che oggi 15 milioni di italiani accedono a Facebook tutti i giorni su un totale di 19 milioni di iscritti e 1,3 milioni utilizzano Twitter. Quindi dal punto di vista del cliente, del cliente finale, dell'utente, significa che il cliente ha molto più potere di informarsi, di socializzare, di collaborare, ha degli strumenti in più e li utilizza. Questi due trend sono importantissimi perché impattano in maniera imponente su quella che è la comunicazione dell'azienda. Evidentemente non posso più comunicare come lo facevo negli anni 50, se so che gran parte della comunicazione del mio brand è in mano ai clienti che lo commentano e che ne parlano, e se so che il cliente ha molti più strumenti per raccogliere informazioni per farle circolare. Allora, da qua iniziamo. Qual è la considerazione? Partiamo dalla teoria classica del marketing, cioè quali sono le leve di marketing, le leve strategiche per fare marketing per un'azienda? Beh, la teoria delle 4P. Quindi, un'azienda può fare marketing come? Giocando sul prezzo, sul prodotto, sulla promozione, quindi investendo sulla promozione, o sulla distribuzione, please. Questo qua è il fondamento, le 4P del marketing, da qua sono state aggiunte altre 3. Vediamo però cosa succede oggi. Cioè, la nostra domanda, che è la successiva. Le 4P sono le leve di marketing dell'azienda, 1992, Kotler. Sono ancora utili, anche il PR 2011. Dobbiamo mettere una citazione. Questa è la domanda che ci facciamo, cioè una teoria del 91 può funziona ancora in una situazione, in un paradigma di business come quello che abbiamo visto prima, dove i brand, ci dice Google, sono proprietà, diventano quasi di social brand, quindi diventano utilizzabili da tutti e qui i clienti sono interconnessi tra loro su delle piattaforme sociali. Quello che facciamo oggi, nelle prossime slide, è andare a prendere ognuna delle 4P e vedere come cambia. Vedere se è ancora utilizzabile e soprattutto vedere se possiamo mantenerla o se vengono, diciamo, potenziate, se ci sono delle possibilità in più per le aziende. Iniziamo dal prezzo. Abbiamo messo sotto titolo pagare senza soldi, cioè sulla sinistra, e questa sarà la struttura anche del resto della presentazione, sulla sinistra abbiamo gli elementi del pricing classico. Cioè, come fa un'azienda nella teoria classica di marketing a decidere qual è il prezzo giusto su cui collocarsi e a decidere qual è il prezzo che possa essere una leva di marketing, quindi per l'azienda, per farsi acquistare. E può giocare gli elementi quali sono? Il posizionamento, il listino, sconti, la possibilità data dal credito, i diversi metodi di pagamento e poi il bundling del tempo del prodotto, il 20% più di shampoo, ad esempio. Oggi questi sono buoni, non sono buoni? Beh, noi crediamo che comunque questi ci siano ovviamente la base del marketing e questi rimangono. I social media e il web però probabilmente oggi ci danno qualcosa di più. Abbiamo provato a ragionarci, a riassumerli. Quali sono quindi gli elementi che il web e i social media aggiungono alla leva del prezzo? La gratuità, gratis, da qui poi si entra in un modello che è quello del freemium. Quello che io all'estate mi ha chiamato social price, il pay with e quello che potete conoscere come cloud oppure l'influenza, l'indice di influenza di ogni persona sulla rete. Lavoro pago, spendo, pretendo. Questa è la citazione di un nostro amico Lucio, che trovate su Twitter, e siamo partiti da questa citazione, che fa sempre molto ridere, per dire, ok, è vero, funziona sempre così, ma soprattutto oggi noi paghiamo e spendiamo sempre in moneta, sempre in cash, o sulla rete i social media ci danno anche altre possibilità. Questa qua la PMI ha fatto l'anno scorso questa campagna che si chiamava fuori dal forno.com. Venivano presentati dei prodotti dolciari
cosa succedeva? Succedeva che i prodotti venivano presentati lunedì ad un certo prezzo, durante tutta la settimana le persone potevano cliccare su, a quel tempo c'era ancora condividi su Facebook, oggi è stato riassunto solo in mi piace, potevano cliccare e condividere la pagina, condividere l'offerta su Facebook, su Twitter, più questa pagina, più il prodotto che doveva essere lanciato nel weekend veniva condiviso, più il prezzo si abbassa. Quindi ogni condivisione porta il prezzo del prodotto ad abbassarsi. Il weekend, la settimana successiva, il prodotto entrava sullo store ed entrava davvero a quel prezzo. Questo cosa vuol dire? Che l'azienda sta riconoscendo un valore alle persone, sta riconoscendo un valore alla rete sociale di ogni persona iscritta a Facebook, di ogni persona iscritta a Twitter. Questo valore è quello espresso da quanti amici io su Facebook, cioè ogni volta che condivido la pagina, questa pagina, 300, 400, 1000, 5000 amici vedranno la pagina. L'azienda riconosce valore e scala. Questa azione è durata ovviamente per un periodo poi limitato di tempo o di confezione, quindi di sampling di prodotto. Però, sempre per quanto riguarda, diciamo, un'azione che abbiamo voluto chiamare social price, anche i più grandi hanno fatto azioni del genere. È un'azienda multinazionale che fa moda, ha fatto la stessa cosa focalizzandosi su Twitter e ha chiamato l'azione, in questo caso non fuori da coro, ma la pitante. Anche qui, stesso concetto, prodotti venivano presentati, quindi soprattutto il social price è ottimo probabilmente per il lancio dei prodotti, venivano presentati, più veniva twittato il dato, più il prezzo si abbassava. Ancora? Molti altri, Terranova, nell'altro caso italiano, Toyota, Australia, l'ho fatto addirittura con una Jeep, e poi Snoop Dogg con i suoi profumi. Snoop Dogg è sempre male. Penguin Tweet. Allora, Penguin Tweet è un altro modo, è un'altra via, probabilmente molto, molto, molto simile. Noi qui l'abbiamo utilizzato per un plugin di WordPress, comunque per un software, per distribuire un software. In questo caso per noi ovviamente il software era già gratuito, quindi potevamo semplicemente mettere il tasto per upload. Oggi è possibile utilizzare quel piccolo tasto che vedete in fondo, si chiama Facebook Twitter, e le persone proprio fisicamente possono, si dice, pagare, perché c'è proprio un sistema di transazione che è davvero simile a quello degli e-commerce, con un tweet. Quindi clicchi e solo quando hai cliccato allora puoi avere il link, ad esempio, per scaricare il software. L'utilizza anche questo hotel, credo tedesco, dal nome difficilissimo per me, ma il concetto qual è? Tu ordini la stanza, paghi in cash, se però oltre a pagare in cash paghi anche con un tweet, ti offrono una birra. Bello. Per un tweet. Un libro, 150.000 copie scaricate in questo modo, quindi 150.000 copie scaricate in questo modo vuol dire 150.000 tweet e vuol dire moltiplicatelo per la massa di persone che può seguire ognuna di questi tweet. Ok, l'ultimo punto era quello che oggi possiamo riconoscere come un indice di influenza, che è quello di cloud, oggi ci sono altri progetti. Cosa avevo detto fino adesso? Cioè il concetto fondamentale per quanto riguarda il prezzo e i social media è che io posso decidere di riconoscere al cliente, all'acquirente, uno sconto, addirittura arrivando quasi a zero, in cambio sostanzialmente di promozione. In cambio di diffusione del mio prodotto, del mio marchio. In questo slide cosa succede? Si dice, e qui è un passo secondo me molto più avanti, siamo già forse nel futuro rispetto a ciò che succede oggi, classicamente, si considera l'influenza, cioè
più la persona che twitta, più la persona che utilizza Facebook ha un indice di influenza alto. Avere un indice di influenza vuol dire avere tante cose, vuol dire essere una persona stimata sulla rete, riconosciuta, una persona credibile, affidabile, una persona quindi non solo che ha tanti amici, ma una persona che ha voce in capitolo. Quindi più questa persona è importante, più il suo indice cloud è alto, più queste azioni promozionali diverse, abbiamo anche audio, probabilmente non lo farei in questa slide, più riconoscono qualcosa alla persona. Audio, ad esempio, se hai un indice di cloud di influenza basso, ti fa spercare molto di te. Probabilmente se un indice alto ti darà qualcosa di più. Okay? Speriamo, se mi fa spercare un wallpaper, un indice a 70, prego. Ok, prodotto. Ok, un altro degli elementi del marketing classico è il prodotto. Cosa può fare un'azienda per vendere di più? Può mettere le mani nel come viene realizzato e nel come viene implementato il suo prodotto per far sì che il suo prodotto venda di più, risponda alle esigenze del mercato. Quindi i componenti del prodotto classico sono... probabilmente riconoscete, non so spiegarvi la qualità del prodotto, l'immagine del prodotto. All'interno di questo oggetto, di questo elemento, finiscono anche elementi come il branding, e le varianti, ma anche il customer service, perché se io compro un'automobile, il prodotto non è solo l'automobile, il prodotto è l'automobile, è l'assistenza che viene dopo, probabilmente l'assicurazione fa parte del prodotto, quindi ipotizziamo un concetto di prodotto allargato che includa anche l'assistenza post vendita e quindi anche il customer care. Che cosa possiamo fare online? Che cosa possiamo fare con i social media? Di base, e vedrete che questo è il concetto che regge tutta la nostra presentazione, come nel pricing possiamo fare entrare le persone nelle decisioni dell'azienda facendogli ad esempio cliccare e facendogli scendere il prezzo. Nel caso del prodotto possiamo chiedere alle persone di entrare nel processo produttivo, mettere le mani in quello che è il prodotto e dire all'azienda che cosa vogliono. Perché un'azienda dovrebbe fare questo? Intanto perché adesso è possibile e una volta era molto molto più difficile. In secondo luogo, perché fare dei prodotti che la gente ci ha chiesto significa anche che la gente se li comprerà, molto probabilmente, anche perché internet ci permette di generare nuove idee, quindi di chiedere alle persone che cosa vogliono, magari darci una mano a realizzare il prodotto stesso e vedremo come, e ci dà degli strumenti potentissimi anche per l'analisi di mercato. Quindi se io so che tantissime persone cliccano su un prodotto che non esiste ancora, ho la possibilità diretta, immediata, misurabile di rilevare quella che è un'esigenza di mercato, fare il prodotto e soddisfarla. Ok? Quindi, cosa dice Michael Rose di Undercurrent? Se io parlo del tuo brand ai miei amici di Facebook, non lo faccio perché mi piace il tuo brand, lo faccio perché mi piacciono i miei amici di Facebook, perché mi stanno simpatici i miei amici di Facebook. Cosa significa questo? Questo significa che le persone entrano nella parte di branding, aiutano le aziende a costruire, aiutano o ostacolano le aziende nel costruire il proprio brand. Se io sono Coca-Cola, so che le persone su Facebook possono dire, o se io sono Nike, so che le persone su Facebook possono dire Nike è fighissima, oppure possono dire Nike è una multinazionale, orrida, non comprate le Nike. Questo passaggio, e le persone non lo fanno per fare piacere o per far dispiacere a Nike, le persone lo fanno perché esprimersi sui brand è un modo per posizionarsi rispetto ai propri amici, rispetto alla propria cerchia di pari, rispetto ai propri conoscenti. Questo passaggio è molto importante. Se io curo il brand di un'azienda, non posso ignorare il fatto che esista questa componente nel branding. Ok? Quindi, il branding è una delle componenti di prodotto. Quello che vi faccio vedere è Threadless, probabilmente molti di voi lo conoscono già. Cosa fa Threadless? Threadless è riuscita a demandare al pubblico la definizione e il design dei propri prodotti al 100%. Threadless dice, io vendo magliette, ma io non disegno le magliette che vendo. Io chiedo alla rete di disegnare una maglietta, una grafica, caricarla su Threadless, le altre persone cliccano mi piace sulle magliette che gli piacciono di più e soltanto le magliette che superano una certa soglia vengono messe in produzione. Chi l'ha disegnata riceve delle royalties e delle magliette. In questo modo l'azienda cosa deve fare? L'azienda diventa un broker tra
una produzione, una definizione del prodotto che comunque è demandata alla folla, è un mercato che se le compra.